quante volte abbiamo sentito parlare dell'innalzamento dello spread, con annesso già governo tecnico, addirittura di crack dell'Italia, le cose sono andate diversamente. Sono andate diversamente perché i principali indicatori macroeconomici ci restituiscono la fotografia di un'Italia che supera le difficoltà meglio di altre nazioni, particolarmente meglio di altre grandi nazioni europee. Abbiamo garantito una stabilità che in Italia è un'eccezione, perché la certezza è una precondizione per qualsiasi investimento. Abbiamo disegnato una strategia per questa nazione, perché chi investe in fin dei conti scommette su un'idea, scommette su una visione. Se non ci sono idee non ci possono essere neanche investimenti. Abbiamo sostenuto quegli investimenti e l'occupazione necessaria a realizzare quegli investimenti perché l'Italia fosse più attrattiva. Abbiamo dato chiaro il messaggio che lo Stato non avrebbe disturbato chi voleva fare, ma gli avrebbe camminato accanto come un alleato, non come un avversario. Abbiamo detto anche no, quando dei no andavano detti, perché i soldi dei cittadini non si gettano dalla finestra e quando i soldi non sono spesi adeguatamente bisogna avere anche il coraggio e la forza di dire di no.